che mi rompe i coglioni? Paolo da Udine, che vuoi? Paolo da Udine è sempre qui, chi in collegamento, è uno che interviene sempre. Paolo da Udine è un cretino, secondo me. Buonasera, Paolo, dimmi. Che no, c'è? Sento, è un cretino questo. Sento, no, cretino sarai te, Parenzo. Adesso no, non andiamo su ste cose. Mi innervosisce solo la voce. Sento, comunque sto zitto, ecco. Guarda, sento, mi innervosisce solo la voce di questo. Ma stai tranquillo, stai ma che vuoi sempre intervenire, Paolo? Allora, io sento con piacere che la trasmissione sta prendendo una piega umoristica. Cioè, in che senso, al scusa? Massimo dell'ilarità, non per il tema, non per il tema drammatico, non mi permetto di scherzare e su che quello, cosa, scusa? Ma per la figura dell'avvocato Taormina. Che c'ha, che ha fatto? Ma fa ridere un casino, mi diverte. Dovrebbe perché? Andare a Zelig. Perché è straordinario l'avvocato, dopo i danni che ha fatto lì a Cogne, adesso abbia il senso grande senso dell'umorismo di parlare anche di sta storia di Ragusa. Ma si faccia una passeggiatina, si prenda, perché non si fa i cazzi suoi, ma scusi, si prenda una cioccolatina a casa. Ma le posso dire una cosa, ma quali sono stati i danni di Cogne? Ma si è visto, quali sono stati i danni di Cogne? Beh, una donna che si è colpevole è stata condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio. A lei pare che sia un risultato negativo? Io credo che sia un risultato positivo. Ecco, quindi sì. Che cazzo dice lei? Non sa nemmeno dove si. No, io so benissimo. Fatto di pregnacce, ha capito? Sai che è smentito dai fatti. Calmi. Questo partito non è vero. La Fanzoni è stata condannata a 16 anni. Per aver ucciso il figlio, sì o no? Le pare che 16 anni per uccidere il figlio sono una cosa giusta o sono una cosa invece che sono il risultato di un approfondimento che io ho consentito. Professore, un attimo. Paolo, basta però. Ma lei innervosisce. Poi ho letto che vuole anche i soldi dalla Franzoni, ma è lui che dovrebbe pagarla, risarcirle i danni che le ha fatto. Se ne vada a quel paese, faccia un altro mestiere piuttosto che io mi immagino un'altra cosa. Ma che cazzo dice? Ma che dice? Se non mi fa parlare, aspetta, professore, aspetta. No, fermi. Parla senza pensare che cosa dice. Esci di corpo, non si ricorda come si è conclusa la vicenda di Cogne. È vero o non è vero? Sì, ha ragione, professore, aspetta. Ha ragione, Taormina, dai. La Franzoni ha preso 16 anni. Ha ragione, professore. Paolo, che cosa vuoi? No, però io dico una cosa. Ma voi immaginate se l'avvocato difendesse la Panarella? Se prima aveva una sola possibilità di essere assolta con lui, e come ammazzarli dritta in prigione senza passare in via. Caro signor Paolo, io dico questo, che lei mi sta diffamando, e anzi ingiuriando e diffamando al tempo stesso, per cui io parola copia di questa è un ascoltatore, è la quella benissimo, sa cosa lo dico, e mi pagherà i danni, alla grande, una cosa di questo genere, un professionista che invece le porta le prove. Ma infatti, dai, no. Lei pagherà i danni. Ma sì, pagheremo. Va bene, Paolo, basta. Senta, adesso, basta. Con basta. La Roma com'è che andiamo? Tutto bene? Ma io seguo soltanto il calcio ad alti livelli, dalla Roma proprio me ne frego. Però quando Nasri ha depositato la palla in gol, devo dire che... Ma che c'entra la Roma? Ma è la voce, è anche la voce di sto Paolo da Udine che mi dà i nervi a me. L'avvocato è sempre così preso anche dalle storie, dalla Juventus. Ma lei non sta proprio niente da fare che rompere i coglioni a me. Ma anche lei non ha nient'altro da fare. Ma perché non si prende, si fa una bella cioccolata calda? Lei che mi disprezza così tanto, ma per quale ragione vede la trasmissione alla quale partecipo per i motivi? Ma basta, adesso Paolo! Per fortuna, no, Dio mi salvi! Ma Dio mi salvi! Ma lasci stare! Di non fare il buffone! No, senta! E lei poi non vuole i gay nel suo ufficio, ma sono loro che non vogliono lei! E anche gli altri non vogliono entrare nel suo studio legale, se mi permette! Basta Paolo, adesso via, basta. Che c'entra la Juve e la Roma? Che c'entra la Juve e la Roma? C'entra tutto, pur di voi, insomma, fermatelo, fate qualcosa, chiamate un esorcista. Ma di che squadra sei? Paolo, di che squadra sei? Ma io sono
sono juventino. E che non si capisce? Ma come non si... Sì, vabbè, sono juventino, io seguo squadre ad alto livello, questo, certo, questo è chiaro. No, ma questo... Poi simpatizzo anche per l'Udinese, sempre certo. Bianconeri sono grandi ma pure squadre. Siena, pure Siena bianconero, guardi, pure no, Siena. Beh, ma il Siena, se vuole, no, a livello della Roma, se la tenga. Guardi, lei è l'espressione della cultura juventina, fatta di arroganza, di presunzione e di aggressione. Beh, anche questo non si trova. Questo è un po' esagerato anche questo. Un'ultima domanda, un'ultima domanda. Ed è la verità che in tutte le manifestazioni vi presentate in questo modo, anche in questa sera, in un discorso che potevamo fare, esatto. Entro altri serio, no, è vero. Posso farle solo un'ultima domanda? A gamba tesa come uno stronzo, e glielo dico in faccia. Ci sta però, Paolo, ci sta, scusi. Per il saluto. No, è la voce che mi dà sui nervi, a me, proprio anche sta voce. Lei parla di presunzione. Garcia, che all'inizio neanche incominciato il campionato, ha detto vinciamo lo scudetto. Vabbè, ma mi sembra una cosa normale. Il campionato è finito, il campionato non aspetti. Ma intanto tranquillo. Paolo, basta. Intanto la coppetta non c'è più. E intanto tutto questo, poi resto vedremo. Vabbè, basta Paolo, mi hai rotto i coglioni, pubblicità. Paolo, mi hai rotto i coglioni, basta, vattene. Ciao, vattene. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere.